Ciao, io sono Ryan, meglio conosciuto come CIO, e benvenuto in questo nuovo video. Oggi, a distanza di 9 mesi, riporto finalmente sul canale un 10 trucchi o life hacks per disegnare. Più che life hacks, la maggior parte delle cose che sto per dirvi a seguire sono dei consigli che ritengo molto importanti e utili per una persona che è appena entrata in questo mondo del disegno. Se siete dei principianti, sono sicuro che troverete questi consigli molto interessanti. Se è la prima volta che guardate uno dei miei video, vi lascio qui sulle schede i vecchi video di life hacks per disegnare. Quindi, senza nient'altro da dire, incominciamo con il video. Numero 1. Il primo consiglio è quello di non premere troppo la matita. È un errore molto comune che commettono i principianti e la difficoltà arriva quando bisogna cancellare, perché non riusciremo a cancellare completamente la matita e la cosa peggiore arriva quando dobbiamo colorare, perché precedentemente abbiamo praticamente inciso il foglio e si noteranno le linee bianche di incisione quando coloreremo. Quindi vi consiglio di disegnare con leggerezza. Calcate delicatamente, così se sbagliate potrete cancellare al 100% la matita e il foglio resterà pulito senza incisioni. Numero 2. Il secondo consiglio è quello di disegnare con calma. È veramente molto importante prendersi tutto il tempo necessario per realizzare un disegno. Così potremo ottenere un migliore risultato. Non essere frettoloso e sì paziente, non pensare che se finisci un disegno nel minor tempo possibile ti renderà un miglior artista o disegnatore. Anzi, devi riguardare il disegno più e più volte e inserire quei piccoli dettagli che faranno la differenza, cancellare e modificare le cose finché non sarai soddisfatto. Io stesso a volte sbaglio e mi accorgo di essere troppo frettoloso. Dico a me stesso: Ryan, fermati, hai disegnato già abbastanza per 4-5 ore, fermati qui e continua domani. Ed è la cosa migliore perché il giorno dopo mi accorgo di piccoli errori o di cose che mi sono dimenticato che correggendo migliorano completamente l'intero lavoro. Quindi prendetevi il vostro tempo cercando di superarvi ogni volta. Numero 3. Non disegnare sui quaderni di scuola. Non dico che sia un errore enorme, ma su questi quaderni che hanno i fogli molto leggeri, brutti, pieni di righe o quadretti, non usateli per fare i disegni quelli belli e complessi, perché i fogli del quaderno distruggono soltanto la bellezza del tuo disegno. Magari hai appena fatto un'opera d'arte, però viene completamente distrutto dalle righe del quaderno che si vedono. Usate questi quaderni a scuola e per disegnare prendetevi a parte un quaderno, un quadernino, giusto per il disegno, ovvero con le pagine bianche e spesse. Numero 4. Un altro consiglio è quello di disegnare su una superficie liscia. È molto importante disegnare su una superficie liscia e pulita, perché sennò quando arriva il momento di colorare, come state vedendo adesso, sto colorando con il foglio sulla tovaglia del tavolo, che non ha una superficie liscia, ma una texture con disegni geometrici, che si vedono e rimangono impressi mentre coloro. Quindi, per non ottenere questo brutto risultato, vi consiglio di mettere sotto il foglio un quaderno, un libro con una superficie liscia, o come faccio io in tutti i miei video, uso un cartoncino liscio che ho strappato, tolto dall'album dei fogli da disegno. E colorando si vede la netta differenza, perché si ottiene un colore uniforme che è decisamente molto più gradevole alla vista. Numero 5. Muovi il foglio per il line art. Se sei un principiante, è molto importante che per scontornare i tuoi disegni con rapidi pen o tratto pen, devi muovere il foglio e metterlo nella posizione che ti sembra più comoda. Così eviterai di fare linee storte e tremolanti. Solo poi con il tempo, con pratica ed esperienza, riuscirai a fare linee perfette senza muovere il foglio. Io non lo muovo perché sono un esperto, ma perché per fare le riprese dei miei video penso che sia molto più bello vedere il foglio fisso e fermo. Però non nascondo il fatto che a volte sono io ad alzarmi e mettermi nella posizione più comoda e che mi agevoli il tracciare le linee nel modo più preciso possibile. Numero 6. Il sesto consiglio è quello di riscaldarsi. Riscaldare le mani prima di disegnare, soprattutto prima di scontornare. Così ti sentirai molto più sicuro e sciolto nel tracciare le linee ed eviterai di fare linee storte e tremolanti. Ve lo consiglio assolutamente. Sembra una cosa banale e scontata, ma vi allontanerà dalla paura di sbagliare e di dover ricominciare il disegno da capo.
Numero 7, la squadrettatura. La squadrettatura ci aiuta moltissimo a ricopiare un'immagine nel modo più preciso possibile. Infatti io la utilizzo sempre per la realizzazione dei miei disegni 3D. Si parte squadrettando l'immagine originale che si vuole ricopiare. Poi squadrettiamo anche il foglio in cui vogliamo riportare il disegno e disegniamo in modo preciso e accurato, aiutandoci con i quadrati che ci dicono dove posizionare qualsiasi linea del personaggio. La squadrettatura viene utilizzata molto per il ritratto, ma può essere tranquillamente utilizzata per qualsiasi tecnica e disegno. Numero 8, usare la finestra per ricalcare. La finestra io la chiamo la tavola luminosa dei poveri. Se vi capita di rovinare il foglio e siete arrivati solo al bozzetto o avete concluso il line art, invece di ricominciare il disegno da capo, andate alla finestra più vicina che trovate, alla luce del mattino, prendete un nuovo foglio da appoggiare sopra il foglio rovinato, mettete tutto davanti alla finestra e grazie alla luce potrete vedere le linee del disegno originale e ricalcarlo. Per aiutarvi, se volete, mettete del nastro adesivo sul foglio, così rimarrà fisso sulla finestra. E alla fine avrete recuperato e salvato il vostro disegno. Numero 9, il penultimo consiglio è quello di disegnare da sinistra a destra. Molti destrors iniziano a disegnare da destra a sinistra, ma un errore molto comune è che non ti permetterà di vedere dopo ciò che hai disegnato a destra perché è coperto dalla mano, portandoti a sbagliare e a sproporzionare ciò che stai disegnando. E la cosa peggiore è anche che potresti sporcare il foglio con lo strofinare della mano sulla parte già disegnata. E come potete vedere, gli occhi che ho disegnato sono usciti storti e sproporzionati, quindi la cosa migliore è di disegnare da sinistra a destra. Adesso vi mostro il disegno però partendo dalla parte corretta. In questo modo abbiamo la totale visione di ciò che stiamo disegnando e abbiamo come riferimento l'occhio che abbiamo disegnato precedentemente a sinistra. Così usciranno ben proporzionati. Se siete mancini, partite semplicemente da destra a sinistra. Numero 10, ed ecco per ultimo il consiglio più importante, ovvero quello di non scoraggiarti e di disegnare con quello che hai. Ho visto molti disegnatori che si demoralizzano perché non hanno gli strumenti migliori, più costosi o i più professionali. E certo, anch'io vorrei avere 1000 Copic o 1000 matite Prismacolor, ma non per questo bisogna arrendersi. Ricordatevi che non sono gli strumenti o materiali costosi o professionali che rendono di te un artista. Disegna con quello che hai, disegna con una matita, disegna con poche matite colorate di scuola o addirittura con un pezzo di carbone, e ti assicuro che si possono ottenere risultati incredibili. Tutto dipende da te stesso, dal tuo impegno e dedicazione che ti porteranno a compiere qualsiasi obiettivo. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e se volete altri video di trucchi o consigli di disegno lasciate un bel mi piace. Condividete il video con tutte le persone che conoscete e a cui piace disegnare. Se volete che risponda a una vostra domanda con uno specifico tutorial, non dimenticatevi di utilizzare l'hashtag mini tutorial. E chi lo sa, magari nel prossimo video di 5 tutorial in uno risponderò alla tua domanda. Ok basta, vi ricordo che potete seguirmi su tutti i miei social come Facebook, Instagram e Twitter e come ultima cosa vi chiedo di iscrivervi. Ciao!